I giornalai fuori onda. No, ridi, perché sono la coppia, scusa. Lui mi ha mandato il messaggio, ricordi, dice il mezzo domani. Io ho detto, ciao Sapiera. Non mi pare parlare bastardo. Va bene, questo ce l'abbiamo, tutto registrato, ok. Scusi Russo, si deve spostare poco. Ha uno sguardo molto intelligente di questo letto russo, e quindi mi piace lo sguardo intelligente di russo in questo momento. Già siete a posto. Come gli ha detto il medico a quello che beveva troppa birra, gli ha detto, lei la birra lontano, sono andato alle quattro strade a bersi. Abbiamo finito finalmente la trasmissione, perché tu sei stato male. Ma perché la butti sempre a me? Scusa. Sei anziano, non vedi che sei anziano, se sei anziano. La verità è che Rossellino non c'aveva voglia di lavorare, perché lui lavora con l'ANSA, quindi insomma. È anziano. Lui è anziano, allora. Allora ricominciamo, oggi è la giornata di Staschi e Acci, Gianni e Pinotto, Ricchi e Gianni, Totò e Peppino, non lo so come li dovrei... Una coppia di fatto. Insomma, sono in due, non ne abbiamo uno, ne abbiamo due, c'è chi ne ha uno, noi ne abbiamo due, più due, uno, più due che dovranno arrivare, ma soprattutto questi due, attenti a quei due. Sì, ma sono molto pericolosi. Parleremo di un partito? Non so se è un partito. Partito preso. È partito. Lontano pure. PD. Tanto per dire. Sì. E allora, vedremo che cosa sta accadendo. Insomma, certo. Intanto dobbiamo dire Abemus Papam, sì, Claudio Maxi. Alemagna. 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 Motta. Alagna. 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 Vedremo. A Corino. Diamogli speranza. Diamo credito. Allora, abbiamo staccato un ticket di credito per Federico Alagna. È stato staccato. Federico, non ci conosciamo, ti do del tu. Sei giovane, è un dottorando. Sì. Dottorando. Si farà, però il dottorando mi sa che adesso lo sospende. Insomma, abbiamo detto anche troppe chiacchiere. Siri è qua. No. Rossellino è qua. Grazie. Che diciamo dall'alto dei cieli, Siri, che cosa diciamo a Rossellino? Grazie. Silenzio, che dobbiamo far parlare Siri, con tanto di eco, eh? Siri! Cari pigghiti! È quello che ti meriti, Rossellini! No, possiamo andare, Rossellini! Va bene. Le consegno lo scettro del comando. Parleremo anche di cose veramente scabrose accadute molti anni fa. Cioè? Ora vedrai. Ma riguarda te? No, riguarda quindi non molti uno dei nostri ospiti, quindi. Accaduti sui banchi di scuola! Sì. Vai, andiamo avanti. Vai, Rossellini, non ti do una spinta come te lo meriti. Va bene, Rossellini è andato, Siri, mi raccomando. Buongiorno caro. E andiamo a incominciare. Il grande ritorno, tutto a posto? Direttamente dall'edicola di Piazza Castronovo, Giuseppe Bevacqua e Gianluca Rossellini presentano i giornalai. Ma! Eccezionale! Come batteria. Comunque siete 50 anni. Quando ci sono i mezzi, troppe caramelle. Vorrei dire intanto che sono le colonne portanti del PD. Ma rifaccia il piacere. Allora cari Ricchi e Gian, che meraviglia. Cominciamo a parlare di questa situazione, di questo PD. In quante parti è frantumato il PD russo in questo momento? Varie parti, non si contano. Ci sono degli studiosi al CERN del Gran Sasso che stanno facendo un calcolo. Si avvicina solo per approssimazione, si va da un limite compreso tra meno 16 a più 354, quindi... Il numero individuatelo voi, insomma. Certo. Stiamo in una media lì in mezzo, diciamo. Quello, ma questi scissionisti, che è un po' tipo quelli di Scampia, gli scissionisti, no?
No, diciamo che declinato sul nostro, sulla nostra realtà di Messina e provincia, per tutti noi credo che sia... Declinato è una parola grossa. Non esageriamo. Ecco, bravo. Parliamo terra. E pensa di quello sindaco. Quello sindaco, questo ragazzo, sindaco. Sindaco, sindaco. Il prossimo sindaco, come lo vedi? Sì, singolo. Perfetto. Va bene, è sposato, quindi abbiamo fatto il dossier, non finisce, è un vecchio dossier. Allora, gli scissionisti qua, diciamo che è un colpo al cuore anche per noi, perché comunque ci sono amici e compagni con cui abbiamo condiviso percorsi, avventure, battaglie. È un dispiacere, speriamo di ritrovarci magari alle prossime amministrative insieme. Quindi dividete e poi vi unite di nuovo. Come si fa a scampia, va bene, capaci per bene e bene riunirsi. Senti, Russo mi sembra un cantante un cecchino d'oro con il microfono. Sì, infatti lo guardavo. E cioè in zona di Russo, ma infatti su quest'altro, infatti poco fa è andato al bar Russo, si è nascosto, poi certo punto è andato in bagno di cozze. Questa è la mia zona, scappiamo. Potrebbe essere la mia zona. Di solito quando viene qua viene tutto coperto, esatto, invece oggi è stato meno. Solitamente vengo anche tardi, infatti il nostro amico si lamenta sempre. Questo sempre, non è una novità. Danilo si lamenta spesso. Danilo si lamenta tardissimo, però mi tiene da parte sempre una copia del giornale di questo, di solito, ma anche se arrivo tardi. Però la redarguisce. Sempre, redarguito sempre. È troppo complicato, no? Sì, migazia. Russo, Alagna. Federico, in bocca al lupo. Alagna. In bocca al lupo a Federico. Bravo ragazzo. Ottimo. Come se un buon ragazzo non fa un... No, non è un bravo ragazzo alla Russo. E c'è il quel sole. Non è un bravo ragazzo. Guardate che adesso il sole, buongiorno. Come sta? Onorato. Carissimo. Aristocratico della politica. Ah. Quello. Lo conoscono chi è Castanea, qualche cosa ne dovrebbe sapere. Ma se lei di Castanea, sì, lo conosco, lui è una persona molto per cazzo, lei fa campanilismo perché dal punto di vista giurisdizionale non è sua competenza, se no questo ne siamo alto, giusto, veramente rammaricati, se no questa la Castanea non c'era più direttamente. Il suo quartiere è l'unico che rispecchia la sua identità. Ho capito, cioè Munnizza, cose. Che ne pensa di questa accoppiata, un tandem sindaco, Guero Russo? Sì, se lo ricordo a Taschiaccio, sì. Taschiaccio. Peppino e Totò. No, Peppino e Totò. Sarebbe romantico. Sarebbe romantico. Più fantozzi e filini. Allora, voglio essere cattivo, qualcuno disse Crick e Croc, ma non è il caso. Beh, voglio dire, il sindaco Guero non sarebbe male. Non sarebbe male. Russo niente, può essere. No, no, no. Al professore poco fa, diciamo il contrario, ovviamente. Russo, chiaro, da Castanea sono scesi insieme. Sarebbe veramente il massimo. Poi bisogna capire se a Corinti non si ricade. Oggi ho la soluzione. Forte Gonzaga è di sua competenza, veramente? Sì. Purtroppo sì. No, perché le dico questo? Allora, perché questa è la soluzione per attenzione, salvare la attenzione a quello che dice il professore. Ha questo libro. No, a chi l'ha rubato questo, Tomasello? Ecco, i villi di Messina, la Gaia Scienza, il grande Nietzsche, nonché, sì,
uno dei più grandi filosofi di tutti i tempi. Sì, non lo sa Bevacqua, però andiamo. Non c'è poco a che vedere con la sinistra, Nietzsche, superuomo, superuomo, Hitler. E grazie alla sua ispirazione la Germania diventa una grande nazione. Qualcuno racconta questa cosa. C'è da dire che questo libro è stato una in Monaco ne hanno parlato di questo. Ma sei in una birreria di Monaco se ne parla. Ma che c'entra? Sei il migliore di morti. No, ma Conforte Gonzaga che c'entra? Ma i seminari di morte non c'entrano in Germania. Nietzsche. Ma Conforte... Scusi, secondo me confondiamo. Non confondiamo, non confondere, bravo. La Germania non c'entra i seminari di morte. C'entrano gli ebrei che erano contro gli altri ebrei. Ah, è tutto una, una sua teoria. No, vabbè, andiamo avanti, questa qua la tagliamo. Andiamo avanti. No, no, no. Allora, a Corinti sindaco, come sta andando? La colpa è loro, hanno appoggiato a Corinthi, sia quello che russo. Ma guarda, non si tratta di colpa, bisogna vedere come sono le matasse. Tomasello, ma dove scappa? La matassa ce n'è una in matassa ce n'è una serie, e forse un'altra, vediamo. Doppia matassa. Vediamo come vanno le cose. No, sono due bravi ragazzi però alla fine. Quello i sempre, ragazzi ormai sono sempre pieni di entusiasmo, poi nella strada. La strada, si perdono, la scampia, da cui gli scissionisti. Devo dire che ho una difficoltà logistica, ovvero Beato, quello è quanto. Assolutamente qual è la procedura in questa gara? Segare le gambe. E allora io invece la mia altezza ideale. Ho Harmony davanti. Russo, lei non sa. Ho Harmony davanti e Gianni Mondadori, che sono delle letture importanti. Alzi le mani così che se non faccio così. Ho Harmony davanti e Gianni Mondadori, che sono delle letture importanti. Stavo dicendo che voi non me ne siete accorti e meno male, mentre voi facevate, no, guardavamo. Perché è messo qua, dico, ci cade l'occhio. Ci cade. Allora, poi, avete mai letto Harmony? Conosce molto tempo a Russo, ma non sa tutte le magagne che Russo giocava al liceo. Io sì, perché ho avuto questa. Non è vero. Io ho avuto il piacere di essere compagno di scuola di Russo. Voglio dire. Compagno già da. Compagni. Segniamo questa parola. Sì. Compagno. Che se ne abusa. Ora, qual è la, ora, qual è la cosa più grave? Noi, io e Russo, devo sapere, siamo candidati a. Rappresentante di istituto, il primo processo Gotha. Rappresentante di istituto. E che è successo? Già Russo ha vinto le elezioni per due voti contro di me. Perché è andato a vendersi con i miei compagni di classe. Già i manini, cioè già da ragazzo faceva queste cose, quindi pensate, quello che può fare. È una cosa falsa, è un contrappasso. È una cosa falsa. Allora lei è stato precursore per chi vendeva, per chi poi dava le buste della spesa. Sì, praticamente. Forse sì, io guardi, io questo mettendo, questo fenomeno della vendita dei panini non me lo ricordo, sì. C'era la squadra che andava in giro a fare campagnette, era la squadra, gli squadristi. E tra la merendina, ha cominciato, il racket delle merendine, ha cominciato a dire sì, ma la gita io la faccio meglio di Rossellini. Devo dire sì, sulle promesse gite scolastiche di fine anno abbiamo fatto promesse elettorali, no, 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 sono tutto rispettato, non ha rispettato nulla. Ma gli altri sono partiti, io alla fine ho detto vabbè, è comunque un amico, poi mi darà qualche cosa, ho detto vabbè, non fa niente, diciamo, che tu sono un posto di sottosegretario, però lui nasconde mentre io facevo il racket delle merendine per salire all'istituto. Diamo un nome, chi è? Questa è Tirreno. E a Corinti che faccia brutta che ha fatto a Corinti sullo Ionio. Sì. Parliamo di cose più leggere. Allora, genovese, no? Dico leggera. Conosco il pesto, altro non so. Sono il pesto.
Al di là della vicenda giudiziaria che sta seguendo il suo corso, politicamente sono state le condotte biasimevoli. Noi peraltro, pensavo che tutto quello che dirà sarà usato. No, ma le abbiamo, mi pare, le abbiamo dette in altri tempi, in tempi non sospetti. Vedremo quello che verrà. C'è il nostro amico, benissimo, così. Fuori. Perfetto, perfetto. Però la politica sta altrove, ecco. La politica non passa da quei mezzi e da quei strumenti. Noi speriamo che insomma non sia questo il modello che ancora in futuro si prospetterà alla Sicilia. Noi crediamo in una politica differente. Allora, a posto, allora abbiamo qua due rappresentanti importanti del PD, che ne pensa lei? Guerra e Russo? Il PD come si è comportato finora? Bene, no? Come sei collegato da questo lato? Già, va bene. Ma dico, quello sindaco come lo vede? Perché si candiderà alle primarie? Lui no, io. Ah. Lo fai troppo volo. Ancora non ha rubato. Io dico che è sempre stato così, perché la vecchia scuola ci va di giovani, sono i vecchi professori. No, ma allora sono... noi non abbiamo scuole. Non hanno scuole proprio, sì, però... non ne hanno. Anche quello di adesso viene dalla strada, sembrava chissà che, invece. Li vede bene, insomma. Devo dire che evidentemente il signore è demotivato, demotivato. Però l'altra volta con la Caccamo si era svegliato, non era più tanto demotivato, con la Caccamo, quando è venuta la Caccamo. Come chi è? È buono. C'è una bella faccia di fiducia. Stiamo parlando di ispirazione. Forte Gonzaga, ci sono dei progetti importanti, molto. Anche grazie al fatto che è stato, diciamo, un tempio per uno dei più grandi filosofi di tutti i tempi, nonché Nietzsche. Non sono contento del fatto che quando è stato ristampato il volume da lui creato, hanno omesso il nome della città di Messina e questo è un delitto culturale, quindi noi potremmo chiedere un risarcimento, con i soldi di questo risarcimento rinnoviamo Forte Gonzaga e lo apriamo al mondo. E allora, una gran bella e quello è Russo, candidati sindaco, come direte? Quello è Russo. Lunedì. Non vuole proprio, non vuole neanche fare proprio. Non si esprime. Quanto fuma la sindaca? Però è contenta di Accorinti però. È contenta di Accorinti. E Messina tutte le caratteristiche per essere più di tanto. La vecchia. A Corinti come sta andando? Non avevamo di meglio. A Corinti, oggi come sta andando? Meglio, male sta andando. È colpa loro. Sa cos'è? Una volta tutto quello che succede. Che sia un sindaco all'altezza, certo, a governare. È chiaro. E quello? Come lo vedo? Quello è alto. È alto, quindi è alto. È amico di mio figlio. Ah, e quindi va bene, perché no, io... No, non va peggio. Bene. Peggio ancora. Che amicizia c'ha? Non è una città al passo con i tempi, non hanno capito cosa bisognerebbe fare e come bisognerebbe muoversi. E lei cosa consiglia lei? Qui c'è bisogno di alleanze, nazionale e internazionale, non chiudersi a riccio. Dire tutto bene, noi siamo la migliore città, il mare, il clima. Cioè, lei dice ce la cantiamo e ce la suoniamo praticamente da soli. La gente migra, vero lo sa che ragazzi tra i 18 e i 30 anni sono andati via tutti. È vero, è vero. E questo quindi è una c'è uno spopolamento giovanile e culturale, mancanza di ricambio per almeno 3 generazioni. Io posso ritenermi uno dei più giovani avendo superato i 60 anni. E questa è la realtà. E c'è Raimondi, Raimondi, venga! Raimondi! Mi ha detto dove ce l'avete infilata su GPS, caro Raimondi, posso caro Raimondi. Apposta. Allora, caro Raimondi. Quero sindaco e Russo vice sindaco, come diventa? Perfetto. Così Raimondi. Che ci vuole bene, non si sbaglia. Perfetto, di che è perfetto? Perfetto. Allora Coli. Allora Coli. Allora Quero e Russo, vabbè. Cioè voi avete in conclusione, voi avete la responsabilità, voi avete la responsabilità sulla battuta.
la responsabilità su... avete la responsabilità sul gruppone, voi fate legge un certo accordo. Ecco, siete pentiti, avete fatto ammenda. Ma come fa a dire questa cosa? Sì, sinceramente, hanno votato 60.000 cittadini a Corinti, dico, noi saremmo stati tra i tanti. Sì, ma non tanto. Non è tanto contento, vero? No, non sono. Colpa loro. Ma non è che noi non abbiamo votato, abbiamo votato. O è colpa nostra? Dopo la sfiducia è colpa loro. No, la colpa dei messinesi, basta. I messinesi hanno votato liberamente, cioè, diciamo. Devo dire che in quella... Non siete pentiti. In quella fase politica del 2013 è chiaro che ci si confrontava con una situazione politica in città che... Allora io leggo qui nel curriculum le capacità e competenze tecniche di chi? Di Guero, aggiungiamo al costo dossieraggio di Guero, sì, sì. Che io non ho curriculum, è in grado, cioè buona esperienza di contabilità e bilancio. Ah, quindi potrebbe ma fare, non lo poteva fare lei l'assessore al bilancio invece che funziona. No, preferisco costa fare quello per cui mi hanno eletto. Anche perché lui c'ha competenze aziende private, aziende private. Saranno tutti indagati. Ma infatti c'ha competenze, scusami, leviamoci mano. Non voglio interrompere, ma c'ha competenze anche in frutti agricoli. Questo uno? Banane, limoni. Banane non è un, diciamo, non li commercializzo. E zucchine lunghe. Zucchine lunghe. Limoni, zucchina lunga, ma no, lunga, zucchina lunga, no, quella, questa cosa è importante, è la zucchina lunga, no, che interessa, cetrioli e zucchine. Un'importante casa, un'industria conserviera di fama nazionale, ed era altamente interessata alla zucchina lunga. Ci stiamo esprimendo su agro industriale, agroindustriale. In questo momento semplicemente agro. L'agro può diventare industriale. Però se allora, però se lo guardi, glielo dico con molto dico agroindustriale. Allora, guardi, no, veda. Però è più interessante questa ditta. Non bisogna ridere sulle cose serie. No, dobbiamo fare teatro, è un discorso. No, perdone, io non faccio teatro, sono un economista. Portiamo un esempio pratico. Non mai è molto diretta. Noi possiamo partire dalla zucchina lunga. Lei non ci crede, si mette a ridere. La verità, no, ci vediamo. Guardi, le porto un esempio. La prima banca online al mondo è partita da una zucca. ING Direct, sconsentitemi, si può essere così. È una zucchina rossa. Ma che zucca di altro? Ma se è una zucca parliamo. Sempre di cucuzza. Modala come vuoi, ma sempre cucuzza. Professore, zucchina spinosa. Viene importata dal Messico. Ma come fa a coltivarla allora? Perché qua perché lui dice che è spinosa. Straordinario. Però ritornando a quella pubblicità, estimatori della zucchina, però è spinosa. Ma siamo arrivati al trivialino, al triviale. Scusi un attimo, molti nostri cittadini non lo sanno della zucchina spinosa. Disgraziati. Quando parte la zucca arriva sempre qui, all'ortolano. Allora, in questa trasmissione stamattina, tra la signora e il professore, siamo riusciti a fare un'analisi, vuol dire che in 4 anni a Messina il PD che non c'era, ma diciamo sulla carta c'era, ma della è mai riuscito a fare. Miracoli dei giornalai. No, giornalai, infatti volevo guarda, dire, ce ne centinaia di giornalai. Scusate, allora, visto che avete parlato anche troppo. Comunque, al di là di questo... Perché si parla di zucche lunghe, di zucche corte, di zucche spinose, così, anche per dare contestualità a tutto questo. Certo. Dico, l'esperienza a Corinti, volevamo dire che è iniziato come le NG Dari, insomma, quella che è iniziato con la zucca donna, zucca spinosa lunga. Speriamo che non finisca spinosa. Esatto. Oltre a tutte quelle macchine che non sono nostre, no? Ciao. Va bene, quindi non esiste un piano parcheggi, in questo momento i messinesi stanno lavorando per le fotocamere del palazzo Zampa. Zampa. Palazzo Zampa.
praticamente 20.000 euro l'anno lavoriamo, li doniamo al palazzo del potere, solo in verbale. E siamo contenti. Cioè, siamo contenti. Il messinese non è contenti. Va bene, i regalini di fine trasmissione, quindi. Io vi regalerei gli appiccicosi possono servire per le poltrone. Ah certo, quello per restarci, questo ciccio. Maestro Tombosi. A me qualcosa più di presenza. Dopo il grande successo Crystal Wings. Ma a me sempre Crystal Wings, anche prima avete detto Crystal Wings. Abbiamo finito i cucciolotti. Cucciolotti l'abbiamo finito, cucciolotti perché li vendono qua. Io direi un'ultima battuta prima di. Lei vedo che è entusiasta di Accorinti, vero? Se Ali si stacca. Io sono una politica. Non me ne frega niente di nessuno. Perché non cambia niente. Anche con loro non cambierebbe niente. Lei è apolitica, ma non è apolite. No. Apolite non penso. Sicuro, non è apolite. Non lo è. Non è apolite. Vabbè, ringraziamo i nostri ospiti, naturalmente. Certo, però facciamo la battuta finale. Tre parole. No, dobbiamo fare le battute. Che dobbiamo dire? No, non lo dico. Non ho capito, queste comprate zucchine pelose. Spinose, comprate zucchine spinose. Comprate zucchine spinose. Comunque io so che Tomasello ovviamente a lei il diritto di replica finale. Io Tomasello vorrei dire solo un'altra cosa. Ricordatevi quello che faceva Russo al liceo, prima di votarlo. Quando faceva al liceo le merendine. Non era il racket delle merendine. Ma poi l'hanno beccata poi? No, però chiaramente quando scriverà la biografia non autorizzata, Rossellini. Ma è in prescrizione. Si appella all'Oda Alfano, alla Cirielli. Lo possiamo dire, ragazzi. Tomasello, concludiamo. Sul Russo è questo. In bellezza. Così, dai. Concludiamo in bellezza. Sul Russo è questo. Ma devo dire, sono molto ottimista. Faccio tanti auguri a loro, se credono su ciò che stanno facendo, è giusto che si mettono in gioco. Poi decideranno gli elettori, no? Certo. Ci credete. L'importante è crederci sempre. Noi ci crediamo. E il PD? Non esiste. Niente, guardi, sì. c'è la sigla di chi l'ha visto in questo momento. Quindi lasci perdere, già. Non dovrebbe diventare PM. PM, partito delle merendine. Non le merendine. Messinese. Perché per adesso PM. Non è Messinese il partito. Per adesso è PM. Ma potrebbe rinascere la Messina. Messina può rinascere. Oppure il PD può rinascere. Permetto di aggiungere, potrebbe rinascere dei democratici messinesi. Ma anche una lettera delle merendine. Ok, vi togliamo la linea. Una lettera in grazie. Grazie veramente, grazie. Grazie a voi. Ci istituisca le Wings perché. Tieni caro. Bello, sempre bello. Ma che figura. Grazie caro. Grazie professor Masello, grazie di tutto quello che fa per noi. Allora, allora c'è fuori Cucuzzaro che dopo tutte queste parole di Cucuzzaro vuole dire la sua. La prossima volta gli daremo la parola, perché come è giusto che sia. Lo potremmo anche raggiungere Cucuzzaro qua fuori. È da molto che non andiamo dagli anziani, quindi la prossima volta ci dirigeremo agli anziani. Oggi fa un po' più freddo, appena il tempo. Russo sta studiando da 2 ore, non so che cosa, però Russo studia, non so che cosa. No, la biografia di Trump, scritta da Puglio Colombo, guardavamo. Si riduce in una sola parola, non la possiamo dire. Va bene, grazie a tutti. Grazie a tutti, arrivederci e grazie. Ok. Vi è piaciuta, cari? C'è da scialarsi, figlioli. C'è da scialarsi. Quando andrei in onda voi sarete finiti. Ma che dici? Stavo dicendo che voi non me ne siete accorti, però male. Mentre voi facevate, non guardavamo.
Ehi là, buongiorno, come va la vita? Eh già, tra bollette, mutuo e rate non c'è molto da stare allegri. E poi c'è anche l'auto che non va. Sarebbe il caso di cambiarla. Ma come fare? Tranquillo, ho io la soluzione. Carpe Diem. Sì, il compro-oro che trasforma ciò che non usi più in denaro contante. E allora corri a casa. Oro usato, pietre preziose, orologi e argenteria valgono tanto quanto pesano. Prendi tutto e portalo con te da Carpe Diem, la valutazione più alta di Sicilia e Calabria. E in cambio, denaro contante. E allora pronto? Trova la filiale di Carpe Diem più vicina a te. Ti stiamo aspettando. Tramuteremo i tuoi preziosi in denaro contante, immediato. E magari adesso l'auto potrai anche cambiarla con qualcosa di più moderno e meno inquinante. Contento? Bene. Ricorda allora, Carpe Diem il compro oro, perché noi